La serata dell'Adriatico tra il campo e un orecchio alla classica radiolina, perché i 90 minuti di questa sera per il Pescara contro il già retrocesso Livorno potrebbero avere un peso relativo, se non accoppiati con incassi su altri terreni di gioco dai quali passa l'eventuale salvezza diretta dei biancazzurri, il cui destino è intrecciato a partite che chiariranno meglio il senso dell'ultima giornata di venerdì prossimo contro il Chievo-Verona. Al Curi di Perugia, infatti, il grifo di Massimo Oddo sa che con un successo eviterebbe i play-out, perché manterrebbe le tre lunghezze di vantaggio sul Delfino, ma con gli scontri diretti a proprio favore. Io credo che l'unica cosa che può far bene ad un gruppo in questi casi è un po' di leggerezza, un po' di serenità, cercare di infondere fiducia, infondere coraggio. Ma gli aspetti tecnici, gli aspetti tattici contano veramente relativamente. Sappiamo che con una vittoria il Perugia è salvo. Dalla parte opposta però ci sarà il Trapani, che ha appena castigato proprio il Pescara e che ha ancora qualche tenue speranza di evitare la Lega Pro e giocarsi almeno uno spareggio. Sono molto concentrato sulla squadra mia, sui miei ragazzi come sempre, perché quello che dobbiamo pensare è noi e non troppo agli altri, perché si rischia poi di disperdere energie o risorse mentali. Quindi noi sappiamo che dobbiamo tirar fuori tutto quello che abbiamo dentro, spremerci come limoni come abbiamo sempre fatto, a prescindere da chi abbiamo di fronte. Altro scontro bollente al Menti di Castellammare di Stabia. Le Vespe campane sono a meno uno dal Pescara. La Cremonese invece è nella stessa situazione del Perugia. 45 lunghezze e scontri diretti a favore rispetto al Delfino. Per noi la vittoria sarebbe vuol dire salvezza matematica e quindi vorrebbe dire un valore straordinario. Per loro, con loro la salvezza vorrebbe dire rigiocare un'altra partita con grandi chance. Ma noi sicuramente l'equilibrio cercheremo di non perderlo, perché noi abbiamo due risultati che ci possono andare bene e quindi in più non è nelle mie caratteristiche giocare con una squadra senza equilibrio, perché senza equilibrio secondo me grandi risultati non si possono ottenere. Il Pescara però deve fare il suo, il compito non è impossibile considerando la caratura di un avversario ormai in vacanza e con il fardello di una retrocessione già assimilato. Pur senza Galano e Masciangelo, entrambi squalificati, Sottilla deve vincere e sperare. Potrebbe farlo cambiando nuovamente il sistema di gioco, arretrando Zappa e Balzano sulla linea difensiva, che a quel punto diventerebbe a 4, per dare spazio alla regia di Palmiero, con i due interni a supporto a centrocampo. L'attacco dovrebbe prevedere la conferma di Bocic, positivo al provinciale, uno dei pochissimi, insieme ad un Fiorillo monumentale, a salvarsi dalla serataccia di venerdì, che ha portato sabato alla decisione di un ritiro che si prolungherà fino alla gara contro il Chievo Verona, che chiuderà la regular season e dopo la quale il destino del Pescara sarà chiaro. Molto passerà dai due impegni, ma tantissimo, troppo, da quello che succederà altrove.